La trasmissione è offerta da... Buonasera a tutti, siamo a Piazzale Flaminio, nella sede della splendida sede della Lega Nazionale Dilettanti, ospiti del presidente Carlo Tavecchio. Buonasera presidente. Buonasera. Da presidente, cominciamo subito perché ultimamente, da 2 anni a questa parte, prima l'Espresso, ora Repubblica, la attaccano. Il potere porta queste cose, come scrive la Repubblica, lei è così ammanicato, come si dice a Roma? Guardi, io credo che un problema sia da mettere in chiaro. Innanzitutto parte tutto come un ipotetico attacco alla Presidenza federale. Invenzioni pure, perché il sottoscritto, se dovesse attaccare la Presidenza federale, utilizzerebbe altri sistemi e farebbe ben altro. Col 33% dei voti quanto reggerebbe la Presidenza federale, ecco, se lei volesse quel posto? Io in tutte le salse ho detto che noi siamo istituzionali e abbiamo votato sempre in quella sede e in quella funzione. Adesso ci sono interessi che hanno portato questa Lega a diventare un soggetto economico importante. Noi siamo partiti come Lega Dilettanti nel 99, e questo vorrei che fosse ben chiaro ai nostri ascoltatori, con patrimonio zero, il che significava che uscivamo da una tragedia della schedina del Totocalcio alterata, con rischi notevoli patrimoniali di responsabilità oggettiva della questione, e oggi siamo... L'affair Giulivi, per chi non lo sapesse. Oggi siamo con... sedi a Genova, Milano, Mestre, Bologna, Perugia, Roma, Napoli, Catanzaro, Cagliari e abbiamo in itinere la sede di Palermo e la sede del Friuli. E quella di Roma Nuova. E quella di Roma Nuova. Se noi facciamo una patrimonializzazione negli impegni, noi abbiamo superato largamente i 100 milioni. E questo con i fondi che noi abbiamo utilizzato nel sistema, soprattutto per quanto riguarda l'attività commerciale. Perché istituzionalmente il primo provvedimento della mia gestione è stato di ridurre dal 35% al 25% la tassa di iscrizione che arrivava a Roma. Se le traduco in cifre, la tassa di iscrizione del 10% in meno era circa 1,7 miliardi l'anno. Per 10 anni sarebbero altri 17 miliardi che la Lega avrebbe introitato, ma noi avremmo lasciato sul territorio. Si è parlato non solo di Carlo Tavecchio come ineleggibile. Carlo Tavecchio è l'unico dirigente federale che ha sottoposto al vaglio della Corte federale la sua posizione ed è stato ritenuto idoneo. Si è toccata la questione delle nostre risorse, da che cosa rivengono. In gran parte noi abbiamo ottenuto delle sponsorizzazioni di prestigio: Enel, INA, Assitalia, banche, fornitori come RA, fornitori di campi in erba artificiale come Mondo, Limonta, Italgreen. Queste fonti hanno procurato circa 25 milioni di reddito alla Lega Dilettanti, che senza toccare un euro dei soldi delle società ha comprato la sede di Roma.
perché la sede di Roma è frutto di ricavi da sponsorizzazioni. C'è stata anche polemica sulla sede sì, di Roma. C'è stata polemica che qualcuno disse che era interessato, Macalli l'aveva offerta a 15. Macalli ha scritto una raccomandata a chi ha scritto e a me, che lui non ha mai trattata. Noi abbiamo fatto un acquisto. Lasciò anche un'intervista a noi. Lasciò un'intervista su questa storia. Noi su questa storia dei ricavi che sono alla luce del sole ci siamo mossi con un progetto ambizioso di concentrare, a mio avviso, un patrimonio che potesse essere forte anche nell'ambito federale, perché io ritengo che la federazione debba valutare un'ipotesi futura che riguarda un investimento in Roma di tutte le sue possibili opportunità immobiliari. Noi abbiamo sedi dislocate in via Allegri, in via Po, in altre vie, in via Corso d'Italia, e noi sappiamo che in questo momento il governo dismetterà nelle zone di Roma importanti come quartiere Prati, le caserme e altre cose. Quale sarebbe la migliore soluzione se non quella di fare un investimento dove si concentrano tutte le nostre risorse lì e si risparmiano negli alberghi, si risparmiano nelle portinerie, si risparmia nell'accoglienza e si fa addirittura investimenti di natura sportiva perché quegli spazi permettono. La Lega dei Tanti è disponibile ad alienare quello che ha e convertire tutto in un progetto generale. Ma questo non lo so in quale prospettiva e chi lo potrà fare. Certamente, per quanto mi riguarda, potrebbe essere una cosa molto interessante. Tornando alla questione, sull'erba artificiale io ho avuto, come potrei dire, un incontro non di poco conto con Repubblica a suo tempo, anni fa, che fece un'indagine particolareggiata sul sottoscritto. Furono visitate tutte le Camere di Commercio d'Italia per vedere se avevo delle partecipazioni con aziende collaterali. Quando si accorsero che non c'era niente, la questione nasce. Purtroppo come mai Repubblica è così preoccupata su Carlo Da Vecchia? Io questo non lo so. Però se lo sarà chiesto. Me lo sono chiesto. Però noi abbiamo, in questa nostra incedere patrimonialmente parlando, incontrato sulla nostra strada anche persone che credevano di risolvere il problema esistenziale della loro vita nella Lega Dilettanti. Noi abbiamo scartato dei progetti a qualcuno che si aspettava di risolvere con qualche milione di euro l'esistenza, cosa che noi non abbiamo più tollerato, e ha cominciato a fare azioni di ogni tipo. Io ho fatto interventi in 4 tribunali d'Italia, a Bergamo, a Como, a Roma e recentemente stiamo valutando un'altra sede. Abbiamo ottenuto dei riconoscimenti sul sequestro di siti, di blob, però in questo momento i soggetti interessati sfuggono alla nostra azione di recupero e nel caso concreto ci si accusa di aver organizzato attraverso una fantomatica società Turisport l'organizzazione dell'attività di eventi della Lega. Dove uno dei soci era Alberto Mambelli, vicepresidente. Alberto Mambelli è sì socio di questa azienda. C'è un piccolo particolare, che la Lega non ha fatto un evento, non ha comprato un chiodo e non ha fatto un'operazione. E noi abbiamo presentato un esposto già da un anno alla Procura della Repubblica. Questa è una denuncia querela della Lega Nazionale dei Dilettanti. Querela. Noi aspettiamo l'esito di questa querela, che sicuramente è vincente. Perché noi non abbiamo fatto un acquisto e ci è stato detto che abbiamo organizzato centinaia di manifestazioni. Ma mai fatto. Tocchiamo la questione dell'erba artificiale, di fatto. In Italia l'erba artificiale l'ho portata io, con un po' di fortuna anche. Ebbene, abbiamo fatto 200 campi, 2000 campi, 200 l'anno. 2000 campi sono un fatturato di 700 milioni di euro. Che ha fatto l'industria italiana. Prima di questo fatto
assente completamente dal sistema impiantistico, perché era in mano ai tedeschi, ai francesi e agli inglesi. Noi abbiamo superato le ire di quei paesi, le ire delle produttrici di gomma sintetica, le più grandi major produttrici, perché abbiamo detto che quei campi non erano idonei. Abbiamo sfidato la parte più grossa del potere di quel settore e siamo riusciti a dimostrare che avevamo ragione. Il nostro regolamento è il più avanti in Italia. E in Italia, in Europa. Bene, abbiamo chiesto alla ISASPORT di Amsterdam, a un istituto di Perugia, di provvedere insieme all'ABOSPORT alle omologazioni. Le omologazioni, per quanto riguarda i primi due istituti, ISA e l'Istituto di Perugia, non sono remunerative, non l'hanno fatte. L'unica azienda che si è venuta in Italia è stata l'Abosport, che pur di stare nei corsi ha fatto una filiale italiana. In Italia io voglio sapere, tra padri, figli, parenti, amici e conoscenti, andiamo a parlare di governo, di ministeri, di RAI, di federazione, quanti padri e quanti figli ci sono? Devo Bene, rispondere, sono tutti. ci abbiamo solo il signor Armeni che ha un figlio che è socio di minoranza in un'azienda che fa attività di controllo che non c'entra niente con quella di produzione. Bene, a questo punto abbiamo dimostrato anche questo. Non sappiamo quali saranno gli altri discorsi. Addirittura su questa ultima tornata ci hanno attaccato per la juniores, perché facciamo pagare uno scotto a quelle società che non fanno il campionato juniores, perché sono piccoli paesi, secondo l'estensore, che evidentemente conosce poco e bene il sistema italiano. Bene, io dico solo una cosa, quando un piccolo paese ha la capacità di fare un campionato di eccellenza, che normalmente costa dai 200 ai 300 mila euro, e poi non vuole fare il campionato juniores, che gli dobbiamo dire bravo? Il campionato juniores è un campionato che messo insieme costerà 30.000 euro l'anno. Noi abbiamo messo una sanzione per coloro i quali fanno il campionato, non fanno il campionato di eccellenza interregionale e promozione. Non l'abbiamo messo per le terze categorie, perché per le terze categorie, le prime e le seconde, possono non farlo il campionato juniores, ma siccome abbiamo un po' scimmiottato la Serie A, che ha la Beretti nella Lega Pro, e alla primavera nella A e nella B. Questo è il concetto, per promuovere l'accesso dei giovani alle attività sportive. Ancora, ci si attacca da tutte le parti per quanto riguarda la questione dei giovani, quali sono gli interventi che facciamo, quali sono gli investimenti. Ma scusate, qui ci si dimentica una cosa, la Lega Dilettanti non è mica il settore giovanile scolastico. La Lega Dilettanti si occupa di 15.000 società che hanno un'attività, in primis per quanto riguarda l'attività, delle sei questioni. Arriviamo agli emolumenti. Noi, l'assemblea annuale della Lega Nazionale Dilettanti, all'ultimo punto di ogni riunione, ratifica emolumento agli amministratori. Abbiamo fatto una media, visto che è stato pubblicato che ogni nostro amministratore prende 3.000 euro l'anno, l'abbiamo fatto, 3.000 euro al mese, abbiamo fatto la statistica, risultano 1.900 euro. Quelle persone che fanno tutti i giorni che vanno in federazione, che vivono di federazione, alcuni onestamente in alcune regioni possono anche il proprio stipendio, ma noi per viva Dio dobbiamo sapere. Chi mantiene questo sistema che fa 700.000 partite l'anno? Che organizza? Che sono i primi ad attaccarli quando non va bene un discorso che riguarda la questione dell'organizzazione? E un responsabile ci vuole. E io non ho ancora capito, non ho ancora capito in questo paese chi è che muove la coda, neanche il cane. Interrogazioni parlamentari nei miei confronti. Ebbene, l'onorevole Boccetta l'ha ritirata. Non sono andati a vedere, non è mai neanche data protocollo. Sicuramente sono andati a vedere, non faceva comodo scrivere. Questo non lo so.
Arriviamo alla questione degli allenatori, poi chiudo queste, io credo, miserie. Ovviamente qui non c'è uno che fa tutto giusto, anzi, chissà quante cose sbagliate ho fatto. Ma di sicuro una cosa, la questione degli allenatori non è stata fatta tenendo conto dell'incatenamento. Lei si sarebbe mai incatenato? Mai, in vita mia, mai. No, neanche il cane incateno, si figuri se incatena un uomo. Allora, abbiamo fatto uno score europeo. Lo score è questo. Francia. Perché questi signori non hanno mai fatto un'operazione comparata. Noi siamo in Europa, ma siamo in Europa a far che? Se non facciamo niente di europeo, facciamo tutto come se fossimo repubbliche indipendenti. Bene, in Europa abbiamo 20.000 club, in Francia, ma nei club ci sono dentro gli enti di promozione e i bar sport. Quindi c'è una organizzazione capillare, ma non organizzata sotto l'aspetto degli allenatori. In Inghilterra, lei lo sa che può allenare la Champions League senza patentino? Il titolare del Manchester City, del Manchester United, del Chelsea, del Tottenham possono scendere in campo senza patentino di allenatore. Partirà nel 2012-2013 la prima ipotesi. L'UEFA ha censito gli allenatori sotto i contratti UEFA A, UEFA B. Ah, ho dimenticato la Germania. La Germania è l'unica che ha un'organizzazione di allenatori a moduli. Modulo A per la prima categoria, la Serie A, modulo B per la B, modulo C per la C. E le categorie di dilettanti che sono simili alle nostre, ogni categoria ha un modulo, mentre noi avevamo dall'interregionale alla terza categoria un solo tipo di allenatore, l'UEFA B, che è ridicolo per i campionati di prima e seconda e terza, perché nei campionati di prima e seconda e terza c'è dentro gente che minimo ha 25 anni, ai 35, e solo i giovani sono i fuori quota che imponiamo come Lega, perché se no non li fa giocare nessuno. Quindi questo discorso l'abbiamo valutato e abbiamo detto: vediamo se il presidente federale sposa la nostra tesi, e c'è una lettera a questo punto, dove noi chiediamo di suddividere i campionati della Lega Dilettanti e le categorie in due tipi di allenatori. Prima categoria, seconda categoria e terza categoria, allenatore regionale che ha un corso di base ridotto rispetto all'UEFA B. Interregionale, eccellenza e promozione con Giusto. l'UEFA B, con l'obbligo quest'anno di sanare tutte quelle questioni che sono inizi e l'anno venturo di partire con la terza categoria. Bene, tutto questo discorso noi l'abbiamo fatto nell'interesse del calcio, non né degli allenatori né dei calciatori. Presidente, ma l'avete valutato prima o dopo il no al calcio femminile dell'Associazione Italiana Calciatori? No, il problema, la ringrazio di questa domanda. Il problema agli atti di questo Consiglio sono 6 mesi che regioni come la Sicilia, la Lombardia e il Piemonte sollevavano la questione. Noi, se sono onesto, come penso di essere, è stato un... ha messo in evidenza di più il problema, il fatto di comportarsi in maniera che io dico non seria, ma in maniera di... Il presidente federale ha fatto una proposta. Non hanno fatto uno sgarbo alla Lega Dilettanti. In assemblea la proposta l'ha fatta il presidente federale di fare il dipartimento femminile, perché bisognava saldare 580.000 euro, perché bisognava trovare una soluzione dell'organizzazione, perché bisognava mettere a posto le carte. Loro hanno chiesto, con quel 3% che gli spettava di rappresentanza, hanno bloccato una riforma. E adesso bisogna che tutti rincorrono queste commissioni ipotetiche. Guarda caso, però, nessuno mette mano al portafoglio. E vorrei sapere se il commissario non fosse stato il presidente della Lega Dilettanti, la gestione della divisione con che soldi la facevano? La casa madre, quando vede che un figlio ha difficoltà, interviene.
e noi tutti i giorni interveniamo. Se si inizia il campionato è perché la Lega Dilettanti ha coperto in parte la questione. Senza di noi sarebbe una partita chiusa. E poi rinverdire le tesi del campionato, megacampionato, ma non è mica la tesi mia del megacampionato. Io ho ricevuto istanze dal presidente del Napoli, dal presidente del Chievo, dal presidente del Cesena e ho detto Megacampionato sarebbe il campionato con le con le squadre che giocano in squadre. Serie A, le Sì, ho squadre detto, femminili, mettete potrebbe fare. insieme 12 squadre e organizzeremo un campionato, però ho escluso subito che noi praticamente potessimo organizzare un campionato senza retrocessione, perché questo non ci interessava, non lo potevamo fare e il campionato deve avere le sue Non ci graduatorie. sarebbe stata In una più, io crescita poi. faccio una domanda, ma chi è che può mettere insieme oggi 12 squadre? Minimo ci vogliono 25 giocatori e ci vogliono 300 ragazze. Dove le trovo 300 ragazze di Serie A in Italia? Che guardi un dato le do. Tutti, e io sono colpevole di non aver controllato. Io ho sempre saputo che eravamo 25.000 donne. Non arriviamo a 12.000. Le donne che fanno calcio non sono 12.000 in Italia. E ce l'hanno spese tutte per 25.000, sempre. Le 25.000 tessere. Ma dove sono le 25.000 tessere? Sono quelle baionette di Garibaldi queste qua. Presidente, diamo un attimo la linea alla pubblicità, torniamo Prego. tra pochissimo perché voglio parlare del volontariato. A tra Perfetto. poco. Ci sono luoghi capaci di raccontare la magia del cambiamento, dove la natura trova spazio per crescere e rinnovarsi. Sono i boschi, sottratti al degrado, allo sfruttamento. Sono le oasi. Quest'anno vogliamo salvare un bosco italiano. Aiutaci inviando un SMS. 45507. Sarà una nuova oasi per te. In Italia siamo milioni. Aiutiamo chi ha bisogno. E dove c'è bisogno di noi? Sempre pronti a regalare un sorriso. E lo facciamo per un solo motivo. Perché lo vogliamo. Nell'anno europeo del volontariato, aiuta l'Italia che aiuta. Cerca l'organizzazione di volontariato più vicina e offri il tuo dono. Campagna a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Bindi Prato Pronto porta il verde dove serve. Dagli inizi degli anni 70, Bindi Prato Pronto non trascura nulla per poter dare ai propri clienti il miglior prodotto possibile. Campi sportivi, parchi e giardini, resistenti al calpestio, alle temperature e con un effetto scenico immediato. Macchinari e tecniche fra le più avanzate, che fanno di Bindi il più grande produttore di prati pronti dell'Europa continentale. Bindi Prato Pronto, valutate la convenienza, non fermandovi al costo iniziale, ma al risultato finale. Campione di calcio Serie A è l'incontro tra due passioni, la filatelia e lo sport. Un album completo presentato da Roman Phil, 28 fogli con taschine per i francobolli, 28 francobolli delle squadre vincitrici dal 1986 al 2010. Curiosità, record e statistiche. Un regalo prezioso per i collezionisti e per i semplici appassionati. Uno specchio dei nostri ricordi da sfogliare e conservare nel tempo. Ogni giorno muoiono 22.000 bambini per cause che possiamo prevenire e combattere. Vogliamo che questo numero arrivi a zero. 1 e 2 ottobre, vienici a trovare in tutte le piazze d'Italia, ci saranno le orchidee UNICEF e tu scegli la tua. Acqua potabile, cure mediche, alimenti terapeutici e zanzariere. Un'orchidea così preziosa che salva la vita ai bambini. Oh!
Ti aspettiamo in piazza, eh? Eccoci qua dopo lo spazio pubblicitario. Presidente, lei ha parlato prima dei rimborsi che prendono i presidenti dei comitati, no? Si parlava di circa 1.900 euro mensili e noi 3.000 con una scritto Repubblica. Però è anche un po' colpa sua, perché lo scorso anno lei ci disse che è finita l'era del volontariato, però poi non si è fatto un passo avanti verso la fine dell'era del volontariato. Guardi, noi ci aspettiamo con la risorsa che dovrebbe arrivare dai fondi CONI, dai fondi dei diritti televisivi, di recuperare dei soldi per pagare un dipendente per ogni comitato. Questa era la mia prospettiva. Non è andata a regime. Io oggi fatico a trovare della gente, ma è anche onesto. Un giovane non può venire a lavorare gratis su una situazione del genere. E io sono ben contento. Noi abbiamo praticamente 140 sedi provinciali. Ma noi, se potessimo dare a due persone giovani, un rimborso di 1.000 euro al mese, a titolo di volontariato, perché 1.000 euro al mese non è una grande cifra, ma almeno, e noi sono 280.000 euro che diamo e mettiamo sul territorio, moltiplicato per 12 mesi sono 3 milioni di euro, e questo, saremmo ben lieti di farlo. Questo è il punto d'arrivo di quel fondo che dovrebbe arrivarci. In più, diritti televisivi portati verso la riduzione dei costi delle società, le assicurazioni, che è questo un altro progetto. Anche lì si è parlato di assicurazioni. Ha scritto dei 9 milioni e mezzo. Di 9 milioni e mezzo. Questi sto spiegando dove andranno. Andranno in quella posizione. In più, il progetto per i giovani calciatori, che noi dobbiamo capire come si deve fare a entrare nelle scuole, a entrare negli organismi internazionali. Possiamo organizzare ancora manifestazioni. Noi abbiamo fatto un mondiale di beach soccer, ma lo sa cosa costa il mondiale di beach soccer? Costa 2 milioni e 200 mila euro. L'ha organizzato la Lega Nazionale Dilettanti. Non abbiamo organizzato pizza e fichi. La c'era Rai Blatter. E c'era Blatter. Quando abbiamo vinto il mondiale, non c'era. È venuto Blatter, è stato 6 ore sul campo Blatter. Abbiamo fatto delle manifestazioni. La Rai ha fatto 60 ore di diretta. Ha fatto 60 ore di diretta su Rai Sport 1 e Rai Sport 2. Ha mandato su 4-5 persone. Il nome dell'Italia di Ravenna è andato in 210 paesi del mondo. Abbiamo messo in evidenza la costa adriatica, a Taiwan, ad Haiti, negli Stati Uniti, in Australia. E questo perché? Perché questo discorso è un discorso sinergico. E poi facciamo una riflessione politica, perché pochi fanno politica. Lei non ritiene che Blatter, che presente, e Teixeira, presente, non siano due grandi elettori per le Olimpiadi 2020? Assolutamente. Questi discorsi come li quantifichiamo? Non hanno prezzo. Se hanno visto che nel nostro piccolo organizziamo, siamo in grado, vuol dire che è una assistenza al moto che prevede l'Olimpiadi in Italia. E sono due grandi elettori, non sono due piccoli elettori. E quindi i soldi che andremo a prendere, che poi la politica della Lega Dilettanti, mi dovete dare atto, voi vi ringrazio che l'avete sempre detto, la domenica è dilettanti, deve avere pure un ristoro, no? Ci hanno tolto tutti gli spazi, ormai il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, anche il lunedì, ci dovranno dare qualche cosa. Adesso noi stiamo chiudendo. Perché abbiamo fatto un accordo con le leghe? Per capire esattamente se noi siamo un soggetto che deve continuare a esporsi senza ottenere un risultato, oppure
noi sinergici con la serie A, la B e la C, stabiliamo, ripartiamo sti quattrini e noi l'1% ci sta bene e siamo contenti che vada a regime la questione prestissimo, e questo mi è stato assicurato. Però Presidente, le quattro leghe insieme fanno una percentuale talmente alta che a ridosso delle elezioni del 2013 e non del 2012, come scrive qualcuno, e poi il Presidente federale non è Luigi Abete, dobbiamo spiegarlo a qualcuno, ma è Giancarlo Abete, a ridosso del 2013, dove, quando ci saranno le elezioni, le quattro leghe insieme fanno paura. Forse questi attacchi arrivano anche un po' per quello. Anche sì. Però vorrei rispondere con una riflessione molto semplice. Secondo i buoni cittadini che hanno votato anche governi che non erano come questo, il decreto Melandri non l'ho mica fatto io. Il decreto Melandri sul riordino del CONI ha spontaneamente individuato le percentuali all'interno della federazione. Perché la Melandri ha detto che le leghe hanno il 70%? Perché senza le leghe non si fa calcio. E quindi, io quando dico che ci sono due grandi categorie... Perché le leghe, poi spieghiamo, sono le associazioni dei presidenti. Le associazioni dei presidenti. Quindi se è dato il 70% alle componenti che sono quelle che pagano il calcio in Italia, vuol dire che ci sarà stata una filosofia. E se gli altri sono il 30%, non capisco il perché... Io credo che sono state innaturali le alleanze precedenti, dove leghe erano collegate ai calciatori e agli allenatori. Innaturale anche però, Presidente, mi scusi se faccio questa domanda, però giornalisticamente devo farla, innaturale anche il potere che ha dato il Presidente federale alle componenti. Si è schierato in una parte della sua politica, si è schierato troppo dalla parte delle componenti. Presidente federale è sempre stato eletto in precedenza, io parlo del Presidente Abete, con un apporto quasi determinante delle componenti. E comunque, è un do-stress perciò. Non credo, però è una questione che il Presidente federale avrà valutato, come nelle logiche. Adesso però io credo che se noi dimostriamo alla federazione che le leghe sono soggetti prima di tutto istituzionali, portano sul tappeto i problemi e li confrontano, e poi a un certo punto, se non si risolvono, per forza bisogna mettere in cifre, se no dove si va? Scusate, le maggioranze sono democratiche, non sono mica inventate da nessuno, perché da quando in quando non è democrazia essere in maggioranza. Io credo che quella è democrazia. La democrazia è questa al mio paese. Senta Presidente, se io le dico Gianni Rivera, Presidente del settore giovanile scolastico, le dico via il calciomercato e poi la metto là, nascondo la mano, chiudendo l'intervista dicendo aboliamo il vincolo. Io adesso entro proprio, me la ringrazio anche di questo, entro dal punto di vista tecnico. Però non mi ringrazi perché sennò sembra che è fatta apposta l'intervista. No, la ringrazio perché la domanda è pertinente. Noi ci abbiamo scritto l'ultimo editoriale. La ringrazio perché è pertinente. Io le dico che chi non conosce la questione non sa esprimere il concetto come è, a mio avviso, chiarissimo. Noi abbiamo il vincolo, ma abbiamo, per coloro che sanno e dovrebbero sapere, agli addetti ai lavori, c'è un articolo 108, che è il vincolo annuale. La Lega Dilettanti... I tre fogli, bravissimo. Li chiamavano i tre fogli. Perché non si fa riferimento a questo? Non c'è nessuna volontà coercitiva di fare il 25esimo anno. Uno firma il contratto con l'articolo 108 o firma l'accordo, lui alla fine di anno è libero. E allora qual è la questione? Secondo lei perché continuiamo a vincere le cause intentate da vari legali sul territorio nazionale per l'abolizione del vincolo? Perché l'articolo 108, il giudice dice, ma scusi, lei, perché ha firmato via 25 anni? Perché io ritenevo così. Ma guardi che c'era la possibilità del 108... La legge non ammette ignoranza, noi l'abbiamo pubblicato su tutte le salse, la nostra rivista tutte le volte mette in evidenza il 108 è il vincolo, è il vincolo annuale, quell'altro è il vincolo fino a 25 anni. C'è anche la possibilità di farsi mettere nelle liste, di svincolo, nel campionato, ci sono una serie di possibilità, c'è lo svincolo del trasferimento regionale. I dilettanti solamente nella Lega Nazionale Dilettanti. Sì, perché cioè... degli altri non c'è nessuna di queste ipotesi, addirittura... Ci sono pallavolo e pallamano che hanno vincoli a vita, ancora vincoli a vita.
E allora sempre la questione cade in quel punto, però io credo che... Però tornando a Gianni Rivera, presidente del settore giovanile scolastico, cioè va a fare il lavoro che dovrebbe fare Tommasi, perché se lo fa la EC è un conto, ma se lo fa una componente importante come il settore giovanile scolastico della FIGC, c'è qualcosa che non quadra, presidente. Allora io mi rifaccio alla fase elettiva di questo Consiglio federale. Tutto lo sforzo della Lega Dilettanti è stato quello, anche nella fase statutaria, di mettere in capo al Presidente federale l'Authority federale. Di portare al centro. Di portare al centro. Federale. Non abbiamo ottenuto risultato perché i fatti sono quelli. Hanno esercitato il diritto di veto. E mi riferisco all'AIA, mi riferisco al settore dell'AIAC. Quando mai per eleggere un organo di servizio della federazione deve ottenere il consenso di un terzo? Questa è una diminuzio incredibile di authority del presidente federale. È democrazia questa? No, questo non è democrazia. Questa è una cosa che non è sopportabile. Però bisogna stabilire. Quando questo fatto è nello statuto, i signori democratici allenatori, gli va bene questo. Quando qualcun altro tenta di toglierlo, sono antidemocratici. Arriviamo alla questione praticamente Rivera. Noi, con tutto rispetto, non abbiamo votato, ci siamo astenuti. Io volevo arrivare a quello. Sulla questione non è che Rivera. Perché voi non l'avete votato, noi non l'abbiamo, no, noi sono i fatti, noi non abbiamo votato, ma non per qualcosa con Gianni Rivera, perché Gianni Rivera, io tolgo il cappello, è una persona amabilissima, stimabilissima, competentissima, perché noi volevamo cambiare un sistema all'interno del settore giovanile scolastico che vedeva le solite situazioni, le solite facce, le solite organizzazioni, stantie, le solite questioni che io non riesco ancora oggi a capire. Noi, quando andiamo a vedere una partita di settore giovanile scolastico di giovanissimi o di esordienti, giovanissimi no, ma di pulcini esordienti, noi abbiamo capito dove è la porta, quando comincia, quali sono le squadre che giocano, quelle che giocano bene nel primo tempo devono passare i giocatori al secondo tempo. Ricordo che per spostare le porte in Italia sono morti due giovani, perché quando ho spostato le porte e le porte non hanno fissate, la porta è caduta in testa, è morto due giovani. Basterebbe uno. A mio avviso, per non spostare più nessuna porta in Italia, che non sa né testa né coda spostare le porte prima orizzontale e poi verticale, nella stessa partita. Allora, facciamo soffrire le labirintite i bambini. Ecco, il problema qual è? Che in quell'ambiente io credo che ci sia una psicosi, quella dell'impossibile, individuare soluzioni non raggiungibili se non attraverso fumose valutazioni tecniche organizzate sempre dai stessi soggetti. E quindi credevo di un cambiamento. Vedo che si interessano allora delle dilettanti, degli statuti nostri e delle cose. Credo che il rango federale sia completamente diverso. La Lega è una componente, la Lega ha sostenuto l'impatto con l'organizzazione del settore giovanile, la Lega addirittura ha fatto le finali del settore giovanile scolastico, facendo risparmiare, questo lo voglio dire alla luce del sole, i costi gestionali della federazione del settore giovanile scolastico erano 5 milioni, la Lega Dilettanti fa le stesse, assolve gli stessi funzioni con 3 milioni e mezzo, sono passati 4 anni, la federazione ha già incassato 6 milioni, senza tirar fuori un euro. La federazione prima aveva dei rischi in itinere sulla raccolta del tesseramento, la Lega Dilettanti raccoglie 7 milioni senza agio di tesseramento per la federazione, e ricordo che qualche caso, in qualche posto, qualcuno aveva pure rubato i soldi e non se ne erano accorti. Presidente, siamo in chiusura. Mi è piaciuto il pezzo iniziale dove lei ha parlato di patrimonializzazione della FIGC, di unire tutto all'interno di uno stabile, chiamiamolo così. Di un immobile. Di un immobile. Lei ne ha parlato con il Presidente Abete? Sì, ne ho parlato al Presidente Abete. Il Presidente Abete non esclude un'ipotesi di questo tipo, però qui siamo nel campo delle speranze. Se fosse per lei lo farebbe subito. Io, dipendesse da me, questa ipotesi la
comunque la imposterei in un momento delicato del sistema paese, dove io credo che debbano essere alienati dei beni pubblici. Quanto si risparmierebbe, Presidente? Ah, è un'enormità, perché se voi fate conto degli alberghi che vengono usati tutti i giorni a Roma, di coloro che vengono in federazione, di coloro che vengono in Lega, di coloro che vanno al settore, di coloro che vanno in tutte le parti, in un hotel all'interno federale, faccia conto di quante portinerie abbiamo, di quante guardie abbiamo, di quante macchine girano, di quante situazioni per spostarsi fanno, poi faccia il conto. Lei si immagini in centro Roma un campo di calcio verde dove si possa fare gli allenamenti della nazionale, si faccia delle partite anche di beneficenza, di tante cose. Lei sta antipatico perché guarda avanti? Non lo so, io guardi, ho fatto il sindaco, ho fatto la sede del comune, comunità montana, la sede della comunità montana, nella banca la sede della banca, nella Lega la sede della Lega, in federazione io credo che bisognerebbe fare una grande sede federale, ma non l'ho mica inventata io. Se lei va in Olanda trova la sede, lei va in Spagna trova la sede, sono stato in Romania, hanno la sede federale in Romania, quindi noi non, penso che non siamo la Romania, siamo meglio della Romania. Un'ultima cosa, lei è vicepresidente vicario della FIGC, il caso Premiopoli. Dunque, noi abbiamo scritto più volte che sembra che dalla FIGC si voglia un po' tacere su questa situazione. Ci può dire a che punto sono le indagini sul caso Premiopoli? Io non conosco le indagini del caso Premiopoli. Io ho preso atto delle dimissioni di un funzionario dell'ufficio e da quella situazione abbiamo avuto un vantaggio, che mentre prima non eravamo presenti nella commissione per i premi, da quel momento la rinnovata commissione vede presente un nostro rappresentante, quindi per quel fatto abbiamo avuto un vantaggio. Io credo che la questione, se sta dove sta, avrà un epilogo. Presidente, la ringraziamo, è stato come sempre cortesissimo e gentile. E grazie a voi. Grazie cosa a voi. C'è a breve nel futuro? Cioè, gli attacchi che le hanno fatto. Ma ce ne saranno altri. No, dico, prenderete delle contromisure oppure. Noi abbiamo domani, rispondo con una nota ufficiale al giornale. Oggi, perché la trasmissione va il venerdì, la stiamo registrando il giovedì. E quindi sarà di dominio pubblico da domani, quindi ognuno. Ma sicuramente. Non lo so se ospiteranno questa mia nota con la rilevanza con la quale, però è il vostro mondo questo. Io le posso dire una piccola cosa, certo. Lo sa che io sono pubblicista? Sì, lo so. Bene. Ci ha dato anche il libro, perché i suoi editoriali sul calcio illustrato. Sì, sì. Sono andato a pagare la tessera recentemente. Allora non la chiamo presidente, caro collega, la ringrazio. Scrivo solo su calcio illustrato, però. Potrebbe scrivere anche qualcosa da noi, eh? Prima delle elezioni voglio un suo pezzo. Parola data. Ok, ci vediamo alla prossima e da Massimiliano Giacomini, la professione calcio è tutto, arrivederci. Sono luoghi capaci di raccontare la magia del cambiamento, dove la natura trova spazio per crescere e rinnovarsi. Sono i boschi, sottratti al degrado, allo sfruttamento. Sono le oasi. Quest'anno vogliamo salvare un bosco italiano. Aiutaci inviando un SMS. 45507. Sarà una nuova oasi per te. In Italia siamo milioni. Aiutiamo chi ha bisogno. E dove c'è bisogno di noi? Sempre pronti a regalare un sorriso. E lo facciamo per un solo motivo.
perché lo vogliamo. Nell'anno europeo del volontariato aiuta l'Italia che aiuta. Cerca l'organizzazione di volontariato più vicina e offri il tuo dono. Campagna a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Giorno muoiono 22.000 bambini per cause che possiamo prevenire e combattere. Vogliamo che questo numero arrivi a zero. 1 e 2 ottobre, vienici a trovare in tutte le piazze d'Italia, ci saranno le orchidee UNICEF e tu scegli la tua. Acqua potabile, cure mediche, alimenti terapeutici e zanzariere. Un'orchidea così preziosa che salva la vita ai bambini. Oh, ti aspettiamo in piazza, eh? Bindi Prato Pronto porta il verde dove serve. Dagli inizi degli anni 70, Bindi Prato Pronto non trascura nulla per poter dare ai propri clienti il miglior prodotto possibile. Campi sportivi, parchi e giardini, resistenti al calpestio, alle temperature e con un effetto scenico immediato. Macchinari e tecniche fra le più avanzate, che fanno di Bindi il più grande produttore di prati pronti dell'Europa continentale. Bindi Prato Pronto, valutate la convenienza, non fermandovi al costo iniziale, ma al risultato finale. La trasmissione è stata offerta da...